La meta della nostra spedizione ha un conto in sospeso con noi della sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano. È stato aperto esattamente 20 anni or sono, allorché la prima spedizione bergamasca tentò di violare il Puca Irca, che con i suoi 6.014 metri di altitudine è uno degli alfieri della Cordillera Blanca nelle Ande peruviane. Il capo spedizione di allora dovette ad un certo punto prendere l'ingrata decisione di rinunciare alla conquista della montagna, quando mancavano poco meno di 100 metri dalla vetta, difesa da uno strapiombo di ghiaccio invalicabile. Il nostro attuale tentativo, tuttavia, non vuole essere una rivincita. Rispetto a 20 anni fa sono cambiate non soltanto le persone, ma tante altre cose, fra le quali la durata prevista dell'impresa, la tecnica di attacco alla cima, le varie attrezzature. Se appare chiaro quindi il motivo della preferenza data a questa montagna, molto meno chiaro, almeno a me personalmente, sembra il perché la Commissione Spedizioni Extraeuropee abbia designato quale capo spedizione il sottoscritto Mario Curtis. Comunque, lietamente e fieramente, eccomi qua, coadiuvato da atleti, certo tra i migliori che l'alpinismo bergamasco possa offrire: Attilio Bianchetti, Alessandro Fassi e Dario Rota, i giovani alla loro prima o quasi esperienza extraeuropea Augusto Azzoni ed Umberto Testa. Completano il gruppo l'esperto e navigato dottore Annibale Bonicelli, il cineasta Gianni Scarpellini e l'ottimo alpinista Piero Nava. Montiamo il campo base in una zona pianeggiante della laguna Safuna. Quindi, dopo alcuni giorni di studio e di acclimatamento, inizieremo l'attacco alla montagna. Thank you.
Augusto Azzoni è il più giovane dei componenti della nostra spedizione. Prima di partire, il Pucaerca era diventato per me non più una montagna fatta di ghiaccio e di roccia come tutte le altre. No, era diventata la montagna delle montagne, dove avrei fatto ciò che prima non avevo nemmeno immaginato di fare. Eccola qui, la montagna, davanti a me, bella e forse pericolosa. Continuo a sperare di poterla affrontare, di giungere in vetta. Il campo 1 viene sistemato sotto i pilastri del Pucaerca centrale, in mezzo al ghiacciaio, il più riparato possibile da eventuali valanghe molto frequenti nella zona. Siamo in contatto radio con il campo base. Va tutto bene, ma non mi nascondo le numerose difficoltà che ancora incontreremo su questa montagna così instabile. Immancabilmente, come in ogni spedizione che si rispetti, il copione prevede un certo periodo di perturbazione atmosferica. Questo è il nostro momento di brutto tempo. Ne approfittiamo per fare un bilancio di quello che è stato fatto e per rifinire il programma futuro. Nei pressi del nostro campo base, nel frattempo, sono arrivate altre spedizioni. Annibale Bonicelli, il nostro medico e cronista, annota sul suo diario: in questo remoto angolo del mondo sono arrivate in questo periodo
non meno di una cinquantina di persone appartenenti a diverse spedizioni. Una svizzera, una austriaca, una ecuadoriana, un'argentina e almeno due nordamericane. Un vero boom dell'escursionismo in genere e dell'alpinismo in particolare. Tutto questo deve pure avere un significato. Ed ecco la domanda che sintetizza tutto lo stupore dell'uomo della strada. Perché cercare di salire le vette, sede degli dèi, quando non è necessario, né di alcuna utilità, e quando è sicuramente faticoso e spesso anche pericoloso? Una domanda che conturba l'animo dei non alpinisti e in particolare di coloro che ritengono che la fatica fisica sia da fuggire come la peste. Costoro hanno cercato di trovare logiche risposte e hanno naturalmente tirato in causa i moderni depositari della verità, gli psicologi. Gli oracoli hanno parlato emettendo le loro teorie definitive, che gli alpinisti non si curano nemmeno di considerare, perché le conoscono già, senza bisogno di consultare i dotti trattati di questi moderni santoni. Salire una montagna è uno sport in cui è veramente l'uomo, con la sua forza fisica e morale, che conta. L'essere in montagna è assaporare una sottile felicità, sentirsi invadere da una pace spirituale indicibile. Il porsi o il sentirsi sopra il mondo infonde un senso di profonda e sconfinata libertà che ci appaga di ogni sacrificio. Ritornato il bel tempo, si decide di proseguire nel nostro attacco al Pucayirca. Una grossa valanga ha sommerso le corde che avevamo piazzato in precedenza. Sembra persino di trovarsi su di una parete diversa, tanto è stata sconvolta dalla valanga. È decisamente una parete ostica, molto pericolosa. Cerco di non far trapelare le preoccupazioni che mi dà il sentirsi responsabile di tanti amici, anche perché li vedo tesi, piuttosto preoccupati. Chiedo sempre, quando le difficoltà sembrano sovrastarmi, come possa aver voglia di continuare a scalare montagne così ostili. Ma poi me ne dimentico. Certamente sarà così anche questa volta, ma intanto vorrei far parte della parete, e così parlo con i seracchi e li esorto a restare su ancora per qualche giorno, e me la prendo con me, che ho messo chissà quale diavolo nello zaino per renderlo tanto pesante. Salire con estrema cautela. Ad ogni piccolo rumore il cuore fa capriole, ma proseguiamo alla ricerca di un passaggio per la vetta. Thank you.
abbiamo più acqua e il fornello si è guastato. Scarseggiano i viveri. Non ci vogliamo arrendere, ma insistiamo più per orgoglio che per convinzione. Al di sopra di una rigola c'è un'enorme cornice che sbarra la strada. A sinistra non si può passare, a destra crolla tutto, paurosamente. No, qua non è possibile passare. Bisogna ritornare e cercare un passaggio più a destra. È incredibile. Siamo a pochi metri dalla vetta, ci sembra di toccarla, ma si ostina a respingerci. Ci fa una rabbia. Questa cima così poco socievole. Malincuore, coscientemente, decido per la rinuncia. La ragione deve prevalere sull'orgoglio. Accettare serenamente la sconfitta, non fare alcun dramma del mancato applauso finale, non sentire alcuna umiliazione nell'arrendersi è la riprova, se mai ce ne fosse bisogno, che la montagna per noi non è un fine, ma una scelta. Una scelta ragionata, forse a volte ossessiva ed esclusiva, ma libera ed assolutamente senza alcun perché.